Un Abruzzo che fa sempre più sinergia con i prodotti della terra. Assolutamente sì, siamo oggi alla manifestazione, insomma alla presentazione di questo evento, Bollicine e Ventricina, proprio per dare forza e identità al nostro territorio. Sulla Ventricina è una di quei prodotti che rappresentano un'eccellenza abruzzese, rappresentano in maniera chiara un nostro territorio e abbinati con le bollicine abruzzese questo evento va proprio, ecco, coniuga il territorio come elemento di eccellenza su cui ovviamente cercare di costruire quello che stiamo facendo in questi anni. L'immagine di un Abruzzo che ha prodotti di qualità assoluta, che ha delle eccellenze e che rappresentano quel valore territoriale, ambientale su cui costruirci un turismo enogastronomico e non solo, per poter godere di quella che è la bellezza dell'Abruzzo. Le bollicine insieme alla ventricina sono espressione delle potenzialità di un territorio dove stiamo lavorando appunto insieme non solo Scerni ma anche tutto il territorio, insieme agli altri sindaci, quelli di Pollutri ma anche altri sindaci dove ricadono i nostri produttori di ventricina per mettere in risalto le bellezze e le potenzialità dei nostri prodotti. Il turismo è il volano soprattutto di questo prodotto e di questi prodotti. Attraverso il turismo e attraverso la promozione vogliamo dare spazio alle nostre bellezze territoriali. Il tema è quello della valorizzazione territoriale, dei prodotti di un'enogastronomia di qualità che poi ci aiutano a fare anche un discorso di filiera corta e di sistema sul territorio. Parlare di appuntamenti di questo tipo significa valorizzare il nostro territorio, ma soprattutto valorizzare quell'agricoltura di qualità su cui poi bisogna appoggiare anche le sfide future che abbracciano una crisi climatica che deve rispondere sempre di più a un'agricoltura sostenibile.